feet sinking to the ground. Covered by a vast blanket of sand. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Use Law Web Radio.
Per i nostri viaggi limited edition del segmento tra musica e diritto, la Jazz House Airlines oggi fa tappa a Sydney, in Australia, per approfondire la conoscenza della scena jazz e folk indipendente. Il nostro incontro sonoro è con Bonnie Stewart. Suo padre è un musicista e liutaio ed è cresciuto a contatto con strumenti musicali eclettici, imparando a suonare mandolino, chitarra e percussioni. Bonnie Stewart è oggi una batterista, cantante, compositrice ed improvvisatrice. E sebbene sia irlandese di origine, è parte integrante della scena jazz australiana per il suo modo di suonare, sin dal suo trasferimento da Dublino a Sydney nel 2012. Bonnie Stewart ha completato un Bachelor of Arts in percussioni jazz, in particolare tamburi, al Newport Music Center di Dublino nel 2010. Ha poi vinto una borsa di studio all'Irish Council Arts per entrare nella scuola Improvised Music Workshop di New York, dove ha ulteriormente completato i suoi studi con Tom Rainey, nella sezione Innovatori. Ha ricevuto una borsa di studio anche nel 2008 per partecipare ad un workshop intensivo estivo alla Berklee School of Music di Boston, oltre che a partecipare ad un workshop di musica improvvisata a Salisburgo con il batterista Jim Black come suo mentore. Più di recente, Bonnie si è aggiudicata una borsa di studio intensiva con l'Australian Art Orchestra Creative Music in Tasmania. Il workshop ha riunito gli aspetti della musica tradizionale coreana e la cultura indigena australiana, guidati da artisti come Simon Barker, Bai Dong e Peter Knight Second. Bonnie collabora nella sperimentazione della scena creativa jazz improvvisata, folk e alternativa australiana. Bonnie ha una voce dolce ed eterea che naviga tra loop poliritmici con testi immaginari e fantastici che raccontano storie di animali, dinosauri e videogames, procurando un'atmosfera onirica e una trance in stile folk alternativo contemporaneo sul genere di Joanna Newsom e Bjork. Il lavoro di Bonnie attinge dal mondo non convenzionale dei suoni folk, in cui stile e strumenti possono ipnotizzare e ipotizzare, aggiungo io, con un pizzico di immaginazione e farsi humus per qualcosa che osa e genera una nuova scena. Così dice di lei Jim Carroll sull'Irish Times. I progetti in ascolto oggi sono tre. Le tracce Sun Dunes e Cuckoo provengono da Bonnie Songs, il suo progetto da solista indie folk, registrato da Dave Campton nel 2016, e per maggiori informazioni potete visitare https://bonniesongs.com. The Dark Slow One e Little Bird to Moa provengono dal CD Crossover del Bonnie Stewart Trio, composto da Bonnie Stewart alle percussioni e alla voce, Peter Farrar al sassofono e Luke Sweeting al piano. Il lavoro è stato registrato al Colburn Ave di Sydney nel 2016 da Peter Nelson per l'etichetta Fine Music FM. Maggiori informazioni su https://soundcloud.com/bonniedrums. Mentre le tracce Inside Out e Lala Doo sono contenute nell'album Criss Cross del quintetto formato da Simon Ferenczi alla tromba, Tom Botting al contrabbasso, Bonnie Stewart alle percussioni e voce, Peter Farrar al sassofono e Luke Sweeting al piano. Criss Cross è stato registrato live a Colburn Ave Sydney nel 2014. La musica e le composizioni sono scritte da Bonnie Stewart. Da Emanuela Chiriacò, Resident Voice dalla Jazz House di Usla Web Radio, è tutto per questa domenica. Vi auguro una felice giornata e un buon ascolto. Sì, dico a voi, ascoltatori e ascoltatrici di Usla Web Radio, la compagnia radiofonica che gira il mondo a suon di jazz. Cheers, mates!
Thank you.
La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza. Chi penetra il senso della musica potrà liberarsi da tutte le miserie in cui si trascinano gli altri uomini. Era Beethoven. E per oggi è tutto. Un saluto ai radioascoltatori ricordando i numeri della radio 331-309-7852, la mail webradio@uslow.it, il sito web www.webradio.uslow.it. Alla prossima puntata di Jazz House su Uslow Web Radio.
libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.